Torna anche quest'anno la manifestazione Bici in città, ma con una formula inevitabilmente diversa. Oggi siamo con il sindaco Centos di Aosta per l'inaugurazione della prima Bici in città virtuale 2020. Iniziativa. Quest'anno purtroppo non possiamo farla in maniera reale, ma possiamo comunque mantenere vivo lo spirito di Bici in città facendola comunque virtuale. L'emergenza sanitaria quest'anno impedirà la solita invasione di biciclette nelle strade. Non per questo, però, la WISP ha voluto rinunciare alla storica kermesse e lancerà una sorta di Giro d'Italia virtuale attraverso una diretta Facebook sulla sua pagina nazionale, con collegamenti da varie città della penisola sul tema della mobilità urbana. L'appuntamento è per domenica 10 maggio dalle 12 alle 13, un'iniziativa alla quale parteciperà anche la WISP della Valle d'Aosta. Abbiamo scelto di dare un contributo video realizzato sulla ciclabile, perché in questo momento la ciclabile non è solo un luogo dove realizzare dello sport, dell'attività motoria, ma è diventata una vera e propria infrastruttura per la mobilità individuale. E quindi abbiamo pensato di utilizzare la ciclabile per recarci in Piazza Scianua d'Aosta, da dove sarebbe partita la vera bici in città, e da lì, insomma, dare il nostro messaggio anche di speranza, oltre che educativo. Ma quali consigli possiamo dare ai ciclisti in questo periodo? È importante avere la mascherina o comunque proteggersi il viso, perché secondo alcuni studi, ma questo è abbastanza evidente, in bicicletta si può essere infettivi fino a 20 metri di distanza sulla, diciamo, fronte retro, e 4 metri destra-sinistra. Quindi avere la mascherina contiene questa distanza, questa necessità di distanza, e quindi capite bene qual è l'importanza di avere la mascherina, anche se è fastidioso respirare con la mascherina quando si va in bicicletta, ma è molto importante.